Mamma mia, voglio, ma vedi, capi troppo. Che cosa? Spiega, spiega. Io faccio un video per il mio principe azzurro, perché voglio donargli Un po' di sangue? il tesoro prezioso della mia verginità. Preziosissimo, chi non lo vorrebbe? E mi contattano stilisti per farmi fare delle sfilate. Stilisti burloni, simpaticoni. Perché la dash foot? Io so di essere bella. E Tanit è una stronzata, questo te lo posso confermare insieme a miliardi di persone. Ne sono fortemente consapevole. Ed è quello che ti fotte, cazzo! Quindi la faccia è bella. È puro corpo, combattimi! Normale che mi vogliono sulle passerelle. Ti prego, ti prego! Anche se io ho rifiutato, perché io non aspiro ad essere una star. Bensì una costellazione intera. Te Io sono una ragazza semplice, che al sushi preferisce il buttone case uova. lo giuro che solo per come l'hai detto mi immagino tutto l'olio che ti scorre. Anche se non ho capito una cosa, io non ho capito che te ne chiui me che la mazza scassata di Cenerentola. Complimenti per il vocabolario finissimo che veramente mi sta facendo accapponare la pelle! Anche io vorrei andare al ballo nel castello. Senti, io ho un amico che organizza serate, se ti interessa ti metto in contatto. Qua con questo caso si trasforma in carrozza. E anche in quel caso non ci troviamo perché va a finire che te mangi pure E ballare con il mio principe e vedere. quello. La paura nei suoi occhi. Immaginare che siete voi. Noi? E che c'entriamo noi? Sì, perché voi siete bru. Senti, ci vogliamo bene, ma la confidenza no, ti prego. Maligna. Pure, ma che ti ho fatto? Pelle ossa. Tutto quello che vuoi tu, ma non mi puoi chiamare pelle ossa, veramente è ridicolo. E sinceramente non me ne fotte che allo scoccare della mezzanotte Tascate le promozioni della team. me ne devo fuire. Cartellino giallo, me ne devo fuggire, non si può sentire! Perché già saccia che mentre sto correndo tutta affannata, che ha paura che la cucuzza mi rimane a pera. E soprattutto tutto surato sotto i bracci, perché questo è da dire. Io perderò la scarpetta di cristallo sulle scale. E per consolarti ti fa una bella scarpetta dopo che ti mangiate un piatto di maccaruno. E il mio principe la troverà. E ti ucciderà. E farà di tutto per rimettermela al piede. Quindi in teoria il tuo principe dovrebbe lavorare da Footlooker. Dico bene? Per vivere per sempre felici e contenti. Sicuramente sarà felice. Ragazzi, fatevi avanti perché Consuelo vi cerca. E mi raccomando, se la vedete tutta sudata in mezzo alle scale, rinda cucuzzo, mentre si mangia il principe azzurro, mettetegli la scarpetta al piede.